Sporcarsi, perdere tempo, rimanere in silenzio, usare le mani, riconoscere gli odori sono solo alcuni dei 10 diritti naturali dei bambini raccontati con intelligente ironia da Marco Berrì, ospite domenica 12 maggio all'Arena Piemonte del Salone del Libro di Torino per Raccontami una favola, incontro organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte in occasione della mostra C'era una volta giocando con le favole, allestita fino al 31 di maggio a Palazzo Lascaris. Noi siamo cresciuti con quei diritti, con la bellezza di avere delle libertà che poi magari ci venivano anche, insomma, tornavi tutto marcio di sudore dopo aver giocato a pallone all'imbrunire, sai, quando faceva buio, che da sopra il balcone domande: vieni su a cena! Per il marcio zozzo. Però quei diritti sono quello che ti fa crescere, no? Quello che ti fa... Oggi se tu guardi al ristorante, tutti al telefono, al cellulare, nessuno più chiacchiera, nessuno parla, nessuno più si lascia incuriosire da che cosa ha da dire l'altro. Siamo un po', ci stiamo perdendo delle ricchezze, dei diritti che non ci ricordiamo, che noi abbiamo vissuto e sono fondamentali. Diritti universali e rinunciabili, quelli dei bambini, sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, che hanno preso forma e parola grazie alle poesie e alle filastrocche scelte dallo scrittore per ragazzi Giovanni Del Ponte e lette dall'attrice Nicoletta Molinero. Io so gli odori dei mestieri, di noce moscata sanno i droghieri, sa d'olio la tuta dell'operaio e di farina sa il fornaio. Sanno di terra i contadini, di vernice gli imbianchini. Sul camice bianco del dottore di medicine c'è un buon odore. I fannulloni, strano però, non sanno di nulla e puzzano un po'. 10 diritti per un piccolo decalogo, per ricordare anche il ruolo della favola, da sempre portatrice di messaggi e significati universali, specchio allo stesso tempo delle paure e delle attese di chi come i bambini si affaccia alla vita e della nostalgia degli adulti.